Tonali, traversone, secondo palo, Leao riesce ad arrivarci, Leao! Rafa Leao! Milan avanti con un'altra perla di Rafa Leao. Pablo Mari che va lungo con le mani di testa, palla prolungata in aria, attenzione, Deulofeu! Calabria, poi la rovesciata dentro, Udogi, e il pallone entra! Ha pareggiato l'Udinese, Udogi! Al 21esimo del secondo tempo, 1-1! Buono il pallone per Hiki che controlla bene, la mette in mezzo con il destro! Arnautovic! Il vantaggio del Bologna! Ancora Marco Arnautovic! Sono 3 gol in 2 partite per l'attaccante austriaco. Mussei contro Soriano, prova a saltarlo, ci riesce, palla dentro l'area di rigore, scambio ancora Mussei, Zortea! Il pareggio della Salernitana! Appena entrato in campo, primo tocco di palla e Nadir Zortea fissa il punteggio sull'1-1. Rabiot, parte il cross, Rabiot, colpo di testa di Moise Kean e la Juve in vantaggio al 32esimo. La rete di Moise Kean che festeggia con un giorno di anticipo il compleanno e segna il 4º gol in campionato. Il vantaggio della Juve firmato da Moise Kean che sblocca il punteggio. Cross in mezzo, pallone che ristagna lì, poi c'è Zurkowski che trova il gol del pareggio, 1-1 al 40esimo, la rete di Zurkowski che nella mischia trova il colpo di punta giusto per pareggiare i conti. Già verso Cuadrado che corre verso la porta, occhio a Cuadrado, potrebbe anche provare il tiro, sposta il pallone, poi va dentro da Vlahovic, fa sedere il portiere e fa 2-1 la rete di Dusan Vlahovic per il raddoppio della Juve al 47esimo. Ancora lui, ancora Vlahovic, la Juve torna sopra di 1. Vlahovic sul filo di fuorigioco, controlla Vlahovic, Vlahovic per chiuderla, 3-1 Juve, ancora Dusan Vlahovic, implacabile, la porta avanti, controlla e salta Vicario, l'assist di Alvaro Morata. Ancora l'Empoli con la mantia che trova il gol che riapre la partita, la rete del 2-3, la mantia appena entrato riapre il match. Traoré contro 2, è passato Traoré, Traoré! Traoré rompe il raddoppio, rompe l'equilibrio, fa 1-0! Con la sua vivacità e la sua classe e un po' di fortuna, Traoré! Castrovilli. Qui in avanti Saponara, subito il cross dentro! Cabral! Artur Cabral! 1-1! La prima volta in Serie A Team di Artur Cabral! Berardi con il cross con il destro, De Frel! De Frel! In pieno recupero, il Sassuolo torna davanti con la testata di Grégoire De Frel! D'Albert dentro l'area di rigore, pesca Grassi che va dall'altra parte per Bellanova! Cagliari avanti dopo 21 minuti, Bellanova 1-0, il primo
primo gol in Serie A di Raul Bellanova. Va Brecalo, il pallone sul primo palo dal secondo, Belotti! Pareggia il Toro, sempre col Gallo Belotti, secondo gol consecutivo. 1-1. Sale con quattro giocatori il Cagliari, cercato Pavoletti all'altezza secondo palo, la sponda con il petto per De Jola che controlla e calcia! De Jola! Che gol del Cagliari! Ancora avanti De Jola! Ceccherini, poi Lazovic per Simeone, vorrebbe partire, riesce a scappare, avanti a Caldara, in area, Simeone! Giovanni Simeone, la sblocca lui al 54esimo! Sull'errore di Caldara, non perdona il Giolito, segna il gol numero 13 in campionato. C'è l'inserimento da parte di Faraoni che spacca la difesa. Faraoni dentro, Simeone con deviazione, 2-0 Verona dopo 8 gare senza gol, la doppietta di Giovanni Simeone. Tesman, si allarga Jonsen, servito il norvegese, pronto al cross, morbido, secondo palo, Okereke! La riapre, 2-1, David Okereke! Disattenzione difensiva per l'Hellas, punisce il numero 77. Ancora Lasagna, libero Simeone, lo serve ora, Simeone! Hat-trick, 3-1, Giovanni Simeone, il Verona la chiude. Giornata perfetta per il 99 giallo-blu. Nolo di recupero, Abraham non sbaglia, la Roma va davanti al minuto 99, fanno 12 in campionato per Abraham. Il gol da 3 punti, il gol che vale la vittoria della Roma al picco. Politano arriva per primo sulla palla un po' tenera, Elmas Insigne, Lorenzo il Magnifico apre la partita dell'Olimpico dopo 62 minuti con un destro magico all'angolino, 1-0 Napoli. Rachmani allontana, poi al volo! Che gol di Pedro che fa 1-1 a 2 dal 90esimo! Una perla nella notte dell'Olimpico! 8° gol in campionato per lo spagnolo, 13 in Serie A team! Elmas per Insigne che prepara la conclusione, la offre a Fabian Ruiz! A 15 secondi dalla fine, Fabian Ruiz ricambia la storia di questa partita infinita. Tutti a correre sotto lo speaker, i tifosi del Napoli. Freuler, Atebur si accentra, cambiano nuovamente i due con Freuler che guarda in mezzo, parte il traversone, colpo di testa e rete di Pasalic al 6° minuto di gioco, l'Atalanta è già in vantaggio, il gol di Pasalic a sbloccare il punteggio a Bergamo è già 1-0 in favore dell'Atalanta. Pessina dentro per Cobb Mainers, arriva in area Cobb Mainers, 2-0 Atalanta. Alla mezz'ora di gioco arriva il gol del raddoppio, assist di Pessina, rete di Cobb Mainers e l'Atalanta rimette la freccia. Ora sono due i gol che la dividono dalla Sampdoria. Qui Miranchuk, subito protagonista per Cobb Mainers che la chiude al 61esimo.
Niente da fare questa volta per Falcone, l'Atalanta si è spaventata, ha capito che doveva chiuderla e lo ha fatto. Doppietta del numero 7, Atalanta 3, Sampdoria 0. Freuler, 5 al termine, Miranchuk, avanza ancora Miranchuk, slalom gigante di Miranchuk che arriva in zona tiro, Miranchuk! 4-0 Atalanta, la perla del giocatore bergamasco, del giocatore russo, che fa 4-0 e si prende l'abbraccio dei compagni.